Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti voi per tornare a parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parleremo come ogni mercoledì di sport, abbiamo anche già visto con la prima intervista. Questa giornata sarà dedicata quindi al football americano, in particolare a una delle squadre di football della nostra città, ossia gli AGSM Mastini Verona. La squadra allenata da Franco Bernardi milita in A2 dal 2010 e da allora il grande obiettivo è quello di fare il vero e proprio salto nella categoria più alta, ossia la Serie A. Intanto a dare grandi soddisfazioni però sono i ragazzi della squadra, 5 di loro infatti insieme a coach Bernardi sono stati convocati infatti in nazionale nel weekend del 23 e del 24 gennaio per riprendere i lavori in vista della Final Four del campionato europeo. E allora per parlare di questo siamo in collegamento con Manuel Savoia, running back e preparatore atletico dei Mastini Verona. Buongiorno Manuel. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora dunque, partiamo facendo un bilancio dell'anno appena passato, insomma come è andato il campionato, soprattutto come avete gestito l'emergenza sanitaria? Il campionato si può dire che non è mai iniziato, nel senso che è stato sospeso proprio una settimana prima, diciamo della prima di campionato, per cui non è mai iniziato. L'emergenza sanitaria l'abbiamo gestita nel migliore dei modi, credo, nel senso che abbiamo continuato gli allenamenti fin tanto che diciamo tutte le disposizioni ce l'hanno permesso. Una volta reso impossibile da tutti i DPCM ci siamo sospesi, quindi l'ultima settimana di febbraio, la prima di marzo mi sembra di ricordare, abbiamo sospeso tutto. Abbiamo poi ricominciato a ottobre con un camp a San Zeno di Montagna, un camp di 2 giorni, quindi un raduno con tutta la squadra, e poi però in vista del campionato che avrebbe dovuto cominciare a febbraio, adesso le disposizioni sembra dicano che il campionato ricomincerà ad aprile, insomma incrociamo le dita. Assolutamente sì. Ecco, poi passiamo subito al pezzo forte, insomma tu e altri quattro membri dei Mastini più sì. Il coach Bernardi siete stati convocati in nazionale. Per te, se non sbaglio, non è la prima volta, ma che emozione dà essere chiamati ai vertici, insomma tra i migliori? Allora, per me non è la prima volta, sono stato convocato in Under 19 4 anni fa, mi sembra di ricordare, e nel 2019 invece nella nazionale senior, per la qualificazione agli europei che si dovrebbero disputare quest'anno. È un'emozione, nel senso che nel football italiano è diciamo il vertice di quello che ogni giocatore può raggiungere, per cui poter giocare e girare magari l'Europa come abbiamo fatto l'anno scorso che siamo andati in Austria, penso sia l'obiettivo principale di ogni giocatore che si avvicina a questo sport in Italia, che purtroppo non è ancora troppo conosciuto, per cui arrivare a giocare in nazionale credo sia l'orgoglio di qualsiasi giocatore. Assolutamente sì, insomma. Poi tu sei arrivato tra l'altro appunto, come dicevamo, tra i Mastini da giovanissimo, quindi quanto sei cresciuto sì. Da allora e quanto ti stai impegnando anche per far crescere la squadra, perché sei parte anche del coaching staff? Esatto, io sono arrivato nei Mastini Verona nel 2012, avevo 15 anni e si può giocare però a football americano dai 16 anni in Italia, per cui il campionato dell'anno dopo sono sceso in campo e da lì piano piano ho scoperto qual era la mia strada professionale, cioè ho studiato scienze motorie all'università eccetera, per cui i miei primi passi diciamo da allenatore, da preparatore li ho compiuti proprio nell'organico della squadra, e da 2-3 anni curo la preparazione atletica dei ragazzi. Abbiamo creato un gruppo molto molto bello e devo dire che nonostante io sia un loro compagno di squadra, un loro amico, dal punto di vista di preparazione atletica mi seguono come se fossi proprio un allenatore da anni, insomma. Certo, ecco, insomma, la domanda poi che abbiamo fatto anche a Michele prima, Michele De Martina, vicepresidente della squadra, insomma, abbiamo chiesto quali emozioni dà uno sport come il football americano, perché noi abbiamo detto anche prima, siamo abituati a vedervi prendere tante botte, insomma, quando giocate, sì. Insomma, fa parte di questo sport, però ecco, ci sono tante altre cose che in realtà lo rendono uno sport unico, insomma, quali sono? Bisogna dire che il football americano, come ho detto prima, non è conosciuto in Italia, per cui ci vuole una grande passione per potersi avvicinare a questo sport. E è uno sport di enormi sacrifici perché, come hai detto tu, ci sono tanti scontri e tante botte. Dopo le partite si esce davvero abbastanza ammaccati, diciamo così. E l'emozione più grande, posso dire, che è quella di poter aiutare i propri compagni, perché
chi non conosce il football non sa quanta, diciamo, quanto studio ci sia dietro ad ogni schema, ad ogni azione, e ogni singolo giocatore è importantissimo per salvaguardare, diciamo, la salute proprio in tutti i sensi di tutti i compagni. Per cui direi che il valore principale di questo sport è proprio l'unione che si crea del gruppo squadra, ecco. Assolutamente. Beh, chiudiamo insomma con i prossimi appuntamenti. Insomma, il 23-24 sarete con la nazionale e poi il prossimo appuntamento sarà, io penso, insomma, la ripresa del campionato forse ad aprile, giusto? Esatto, il 23-24 sarò con altri miei quattro compagni e l'allenatore, l'head coach Franco Bernardi a Modena per un raduno con la nazionale e poi speriamo che ad aprile si possa ricominciare il campionato, quindi con gli annessi allenamenti che spero con la squadra, con i Mastini Verona, partano a inizio febbraio, fine febbraio, diciamo. Beh, insomma, noi facciamo allora un grande in bocca al lupo, insomma, sperando che si possa davvero ricominciare, e un in bocca al lupo anche a te e ai tuoi compagni per, insomma, per la nazionale. Grazie mille, grazie, grazie infinite. Perfetto, benissimo. Allora noi salutiamo Manuel Savoia e vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona, alle 12:45 la nostra terza e ultima intervista con il capitano dei Mastini Verona. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.